solo dire che quella parolina lì è più andiamo incontro a un fallimento, quanto più gli lasciamo un foglio bianco, tanto più abbiamo delle sorprese. Mi sembra tanto di cambiare il modo di lavorare in classe, perché avere nel senso la trifocalizzazione su tre ambiti diversi significa anche porre attenzione costantemente a tutti e tre gli ambiti, perché non è che organizziamo un bellissimo percorso per competenze e poi sostanzialmente il grosso della valutazione viene fatto sugli aspetti cognitivi e poi dopo tiriamo fuori due cose sugli altri aspetti, perché non può funzionare. Allora in quel caso lì che è valido quello che diceva il professore, che effettivamente diventa molto più inclusiva la didattica per competenze se fatta in questo modo. Però secondo me noi siamo ancora in una terra un po' intermedia in cui si valutano le competenze e si valutano gli aspetti cognitivi e poi si abbozza qualcosa sugli aspetti non completamente. Volevo su questo per sottolineare questo punto che tutti e due gli interventi hanno ripreso, no? Questa idea appunto di una valutazione diffusa, no? Che io trovo come un punto chiave, diciamo, no? Forse anche l'altra volta era un po' uscita, no? Quando si parlava di cercare di attenuare la frattura tra il compito formativo e il compito valutativo, la conseguenza di questo è proprio pensare alla valutazione come diffusa, sempre più come diffusa, cioè non c'è la prova di ottobre, c'è quella di novembre, si valuta in ogni momento, no? Questo richiama proprio anche questo allargamento di sguardo, diciamo così, con cui pensare la valutazione. L'altra riflessione che volevo fare su questo, ma sempre per problematizzare ovviamente, no? Ecco, a me ha sempre fatto pensare, a proposito di quello che dicevamo prima, delle varie forme dei bisogni educativi speciali, no? Il tema dei DSA, la problematica dei DSA, no? Se ci pensate è particolarmente emblematica dal punto di vista, come dire, dei limiti con cui la scuola valuta l'apprendimento e consiglia l'apprendimento, no? Intanto è emblematica per i numeri, cioè anche ultimamente, proprio negli ultimi giorni, sono uscite delle statistiche che parlano di un numero di DSA in Italia 10 volte superiore a quello mediamente presente, come dire, in indagini fatte sugli altri paesi. Ti fa capire che c'è qualcosa di distorto, ma qui sappiamo che ci sono anche tutti i meccanismi appunto legati alla traduzione appunto delle risorse eccetera, no? Che portano a questa inflazione, diciamo, no? Dei disturbi specifici di apprendimento. Dall'altro lato è emblematica perché, se ci pensate, appunto, il disturbo specifico di apprendimento preso nel suo senso letterale, no? La dislessia, la discalculia, ci richiama un disturbo tecnico che non dovrebbe condizionare la competenza, comunque dovrebbe incidere solo su un aspetto dell'apprendimento, quello tecnico. Perché quando gli emotivi però sono molto colpiti, gli aspetti emotivi. Sì, però quello che volevo evidenziare, ecco, che forse anche in questo caso, cioè possiamo leggere, no, questo aspetto come diciamo il disturbo del ciclo di apprendimento diventa, come dire, disadattamento al lavoro scolastico, cioè non essere capito, e quindi mette in gioco poi una problematica appunto molto più ampia di difficoltà di apprendimento che mette in gioco sia le dimensioni emotive sia, però ci fa capire come probabilmente spesso forse il problema sta nel lavoro scolastico più che nel disturbo, no? Questo volevo evidenziare, cioè di assumerlo un po' come cartina di tornasole, in particolare l'aspetto dei disturbi specifici dell'apprendimento, proprio di una visione ristretta dell'apprendimento che spesso è veicolata nel lavoro scolastico e che quindi tende poi appunto a creare questo effetto alone, per cui il disturbo specifico diventa una difficoltà di apprendimento, diciamo, più larga, appunto difficoltà ad adattarsi a ciò che la scuola chiede. Come ancora una volta, ecco, ci pensate, il vedere l'apprendimento in chiave di competenza non dico che risolve il problema, ma allarga lo sguardo a una visione più ampia di che cosa significa apprendere, in cui il problema tecnico rimane,
saper decifrare le lettere rimane comunque un aspetto da vedere, nessuno lo sta negando, però diventa un elemento dell'apprendimento appunto e dello sviluppo della competenza, non l'elemento su cui poi magari si gioca appunto la differenza o il giudizio scolastico. Ecco, lo volevo solo evidenziare per problematizzare questo tema inclusione e competenza, è davvero un tema ben noto, diciamo, no? Però mi pare che dietro abbia, ecco, forse anche questo tipo di, solleciti questo tipo di riflessione, diciamo così, anche forse su come si vede l'apprendimento, ecco, e su come si tende a vedere l'apprendimento. Sì, a volte si ha l'impressione che la certificazione del disturbo sia come una specie di difesa, uno scudo con cui opporsi a qualcosa che è percepito come ostile. Quindi l'importante è che mi permetta poi di superare l'ostacolo, a prescindere poi dal fatto che mi aiuti ad avere un apprendimento significativo. Cioè, l'apprendimento scolastico è qualcosa che viene ostico, che poi tutto sommato non è così interessante, aggiro la difficoltà e finisce proprio da parte di, purtroppo da parte di, anche di alcune famiglie c'è questo tipo di atteggiamento che poi crea a sua volta. Ecco, mi permetto di tornare su questo, ma non vorrei essere vissuto come provocatorio da parte di qualcuno, eccetera, perché è solo una riflessione, come dire, presa come riflessione culturale. La mia sensazione è che anche la storia degli insegnanti di sostegno abbia contribuito in Italia e contribuisca in questo momento ad accentuare questo. Cioè, cosa intendo? Cioè, questa separazione, questa settorializzazione, no? Non a caso si mette a tema in questo momento, anche dal punto di vista della competenza dell'insegnante, il pensare la dimensione dell'inclusione come un aspetto che fa parte, diciamo, della competenza dell'insegnante, no? E questa, la nostra storia, dagli anni 70 in poi, no? Rispondere a questo con la figura dell'insegnante di sostegno è come se rischi di accentuare, diciamo così, queste fratture. Sì. Anche se è nata, in teoria, come insegnante, mai al bambino, cioè, è data per il bambino e per il ragazzo, ma è stata pensata dall'inizio sulla classe, per aiutare su nelle 60 gradi, nelle nove. Sì, però in sé l'intenzione è ottima. Che poi anche le norme, perché in realtà è assegnato comunque alla classe dove ci sia una 104, se la 104 non c'è, l'insegnante di sostegno non c'è. Quindi, è una normativa un po' contraddittoria. Per lasciare spazio. Bisogna vedere che gli insegnanti, comunque, tutti gli insegnanti avessero una formazione non settoriale ma più complessa, quindi che comprenda tante modalità di approccio. Quindi anche l'inclusione diventerebbe una modalità di personalizzare. Certo. Però infatti secondo me, per esempio, tutta la conoscenza di una strumentazione utile a favorire i processi di apprendimento è a favore di tutti, indipendentemente, perché uno strumento come la costruzione di un testo, di una mappa o di uno schema, è chiaro che favorisce una certa fascia di ragazzi, ma favorisce tutti alla fine. Quindi la formazione, comunque la conoscenza, l'osservazione, cioè tutte queste pratiche sono fondamentali per comunque muoversi dentro la classe. Cioè, secondo me bisognerebbe imparare a non avere troppe attese esterne. E ognuno di noi essere, come dire, all'altezza di osservare e poi chiedere di su. Cioè, questo, il fatto che uno sia all'altezza di osservare non significa che poi debba fare la somma, anzi, avere una collaborazione
come dire, esperta intorno. Questo dovrebbe essere, secondo me. E questo eviterebbe di frantumare i compiti. Tu sei il sostegno, io sono la disciplina, lui è il mediatore culturale, tutti hanno le competenze, però se ognuno ha una formazione complessa e declinata, capisce anche meglio come va tutto il tuo tratto. Questo discorso, diciamo, sulla, sulla maggiore importanza, ecco, sulla maggiore efficienza di una didattica allargata e quindi non focalizzata sul singolo compito, sull'aspetto cognitivo, quello del guinzaglio corto, insomma, per intenderci. Sì, io la condivido chiaramente completamente, penso molti colleghi e colleghe che sono qui. Mi sembra però che nella percezione comune, questo forse è un po' un luogo comune che va allora veramente un po' scardinato, e anche qui credo che ci siano persone che hanno già lavorato molto in questo senso. Il luogo comune, no, che vede, insomma, l'insegnante più rigido, più focalizzato sul singolo compito, quello più che insomma porta a casa risultati maggiori, al contrario quelli che allargano di più e che magari strutturano delle situazioni di apprendimento più complesse e che a prima vista potrebbero sembrare meno efficienti, no? C'è un po' questa quelli che invece sono più deboli, insomma. Prova ne è che tendenzialmente la scuola superiore ci cassa molto, perché insomma ancora la scuola media, dove magari ci sono anche colleghi tra l'altro bravissimi che vengono dalla scuola primaria, che invece hanno questo tipo di sguardo più ampio e che sanno gestire e far crescere meglio in queste situazioni più ampie il gruppo della classe. E quindi ecco, mi sembra che il suo discorso vada un po' a toccare questi punti, però ripeto, mi sembra che nella percezione comune venga spesso, insomma, sanzionato l'atteggiamento troppo lassista o poco focalizzato sul compito, e che quindi poi ci si trovi a dover in qualche modo parare questi colpi. Certo, facendo dei discorsi pedagogici, informativi, che tutti condividiamo, che poi però nella pratica vengono spesso accusati, insomma, di essere poco concreti, no? Quindi mi sembra che la percezione comune vada molto nel senso opposto, e questo quindi mi sembra anche un problema più ampio da affrontare, perché penso che molti di noi più o meno condividono il suo punto di vista sul discorso del strutturare, insomma, situazioni dove non siamo lì a chiedere la risposta singola, ma vogliamo far crescere un gruppo, quindi abbiamo bisogno di far crescere delle relazioni positive nel nostro gruppo di lavoro, nel gruppo dei ragazzi, e tutto questo, cioè non c'è un ricettario per fare questo. Cioè, infatti la parte difficile è proprio quella lì degli indicatori, perché lì veramente poi ti giochi a dire, ma l'autostima, cioè, come la valutiamo? Perché lì è un discorso delicato, cioè bisogna veramente avere un'esperienza notevole per saper toccare le cose giuste, che non siano troppe, troppo poche, e quindi ecco, no, il discorso non è una domanda, è una considerazione. Cioè io condivido molto del suo pensiero rispetto a cos'è apprendere e cos'è insegnare. Mi sembra che il problema come insegnanti sia la pressione che c'è a volte rispetto al risultato e a un malinteso efficientismo della scuola, che per me non è quello, è altro. Il fatto che l'altro è difficilmente realizzabile, cioè è complesso, intanto richiede un gruppo di lavoro, intanto richiede molta riflessione e anche degli apporti teorici non da poco, perché non te la puoi giocare con due o tre cose, secondo me.
e poi anche un lavoro proprio sociale forte, che anche questo non è che ce l'abbiamo in tasca, insomma, bisogna lavorare su molti fronti. Invito ancora, anche se oggi diciamo il percorso arriva diciamo a una sua conclusione in qualche modo, perché non abbiamo più previsti incontri in presenza, però questo non significa che finisce la condivisione. Io continuo a invitare tutti a utilizzare lo strumento che abbiamo per condividere a distanza, quindi se qualcuno desidera poi esprimere ancora considerazioni o dubbi o proposte su tutti i temi che abbiamo affrontato oggi, può continuare a farlo. Se ci sono difficoltà tecniche, io adesso metterò magari un messaggio, perché mi sono reso conto di alcuni punti su cui ci si scontra e non si riesce a usare lo strumento nel migliore dei modi. Questo lo sai. Quindi non consideriamo comunque del tutto finita l'esperienza di scambio. Però molto brevemente, no? È stato così, mi hanno proposto dicendo che esiste nella scuola primaria un documento già pronto, che è la certificazione delle competenze, che va fatta ovviamente in quinta e che serve come passaggio per le scuole di vita. Da lì è nata una mia riflessione che cerco davvero al volo di condividere, perché può diventare, spero, una proposta, anche se magari mi auguro che con qualche contributo da parte del relatore. Allora, la mia impressione è questa: sono 3 anni che lavoro in questa scuola, ho partecipato a diversi gruppi di lavoro, ho seguito alcune fasi della formazione, soprattutto lo scorso anno, e ho appunto la percezione che uno dei problemi della nostra scuola, intesa in senso ampio, sia l'armonizzazione, intesa anche come condivisione. Cosa intendo per armonizzazione? Intendo che ci sono delle realtà che si muovono a una velocità davvero molto alta, con delle capacità, delle professionalità di altissimo livello. Ci sono delle altre realtà dove ci sono delle professionalità di alto livello, ma che per storia interna fanno fatica perché il contesto è molto più complesso, e quindi come se mancasse la possibilità di trasmettere in un verso e nell'altro le conoscenze comuni, e condividere un linguaggio comune. Cioè, il problema è che c'è davvero difficoltà a condividere un linguaggio comune, nonostante ci siano delle opportunità, ad esempio queste, dove effettivamente partecipando c'è la possibilità di maturare una capacità di confronto, una capacità di condivisione. Quindi risulta, dal mio punto di vista, risulta poco armonico il lavoro che facciamo noi alla primaria, che ti garantisco è un lavoro quotidianamente complesso, difficile, articolato e ricco. Sono altrettanto convinto che in tutte le 3 scuole medie la situazione sia analoga, altrettanto al liceo. Il problema è che quando fai gruppi di lavoro per i curricoli, si costruiscono i gruppi di lavoro per i curricoli, cosa succede? Che si va più sulle esigenze pratiche, cioè il bisogno di avere il documento che fa sì che le prove di verifica aiutino davvero a inquadrare ogni singolo alunno, piuttosto che fare attenzione a, qua torno al discorso di prima, a 360 gradi sui processi, sul linguaggio e su che cosa significa davvero anche l'inclusione, anche le competenze sociali, anche le competenze civiche. Io credo che sia necessario trovare degli spazi che non sono soltanto la formazione, perché la formazione aiuta tanto a costruire dei passaggi comuni, ma quando c'è la formazione poi vengono alcune persone, altre non vengono. Poi quando si devono costruire i documenti all'interno di una singola scuola,
Allora ci sono persone che non hanno seguito quella fase della formazione che si confrontano con altre che l'hanno seguita. C'è sempre comunque una disparità. Bisogna trovare un modo per cui il certificato finale di un passaggio tra un ordine e l'altro sia condiviso anche con chi lavora nel livello superiore, perché altrimenti non è davvero un documento utile. Cioè è inutile che continuiamo a produrre noi delle prove di verifica tra scuola primaria e scuola secondaria primo grado se poi non le confrontiamo, non le costruiamo insieme. La stessa cosa, quelle del liceo, il passaggio tra scuola secondaria e liceo, dal mio punto di vista non aveva senso che escludesse dalla discussione l'unico insegnante presente in scuola primaria, perché altrimenti il lavoro della verticalità, tanto propagandata, tanto annunciata, tanto voluta all'interno del collegio, cade. Quando facciamo un lavoro con la tra primaria e scuola dell'infanzia, non ha senso che soltanto alcuni della scuola primaria lo conoscono. Cioè dovrebbe essere conosciuto persino quelli del liceo. Così come il lavoro del liceo, di perché do quella valutazione sulle competenze a fine dei cinque anni, anche noi della primaria dovremmo sapere perché. Ecco, però io credo che il nodo delle difficoltà all'interno della nostra scuola e anche il senso di fatica o di frustrazione che spesso proviamo abbia in parte, ci mancherebbe altro che solo questi aspetti, però abbia in parte le radici anche qua. Perché noi, ad esempio, nella scuola primaria continuiamo a fare fatica perché facciamo delle proposte e ci sembra che non vengano ascoltate. Ma voglio dire, la stessa cosa lo possono vivere quelli della scuola di primo grado rispetto al liceo, rispetto alla scuola primaria. Bisognerebbe trovare delle sedi in cui questi linguaggi comuni siano davvero condivisi e che vengano poi costruiti degli strumenti che a quel punto, cioè essendo stati costruiti, verranno per forza utilizzati e per forza ci sarà un confronto su quegli strumenti e attraverso quegli strumenti. Altrimenti mi sembra che tutto il resto sia un po' aria fritta. Per riprendere con delle battute molto veloci questi aspetti che vengono indicati, no? Dunque, da un lato semplicemente sottolineare il fatto che questa transizione verso le competenze, come sapete, è a tema anche per il secondo ciclo della scuola italiana e al di là, diciamo, dei documenti, sto pensando soprattutto ad esempio al ripensamento delle prove dell'esame di Stato, che ha già interessato alcune discipline, pensate alla matematica, ai licei scientifici ad esempio, piuttosto che alla prospettiva appunto di prevedere le prove invalsi anche nel quinto anno, anche come possibile, come dire, passaggio che diventa poi come dire, centrale per la scelta del costi, la possibilità di iscriversi ai diversi corsi di laurea, eccetera. Al di là comunque di questi aspetti, il punto che volevo ricavare, i temi che stiamo mettendo sul tappeto qui dovrebbero essere sul tappeto, almeno ci sono le condizioni perché lo siano sia normative sia istituzionali, anche per la scuola secondaria. Dall'altro lato, sebbene poi ci siano queste difficoltà che il collega bene evidenziava, no? In questa comunicazione, dall'altro lato mi sembra molto significativo anche l'attenzione ai genitori e alle famiglie e all'aspettativa a cui faceva riferimento anche l'intervento precedente, che ci richiama anche qua, per dirla con una battuta, due riflessioni. Da un lato il fatto che spesso, se ci pensate, anche questo non credo di dire una cosa completamente nuova, no? La scuola spesso è sotto ricatto da questo punto di vista, cioè la debolezza, diciamo, no? In cui versa in particolare la nostra scuola, lo porta ad essere ancora più sotto ricatto rispetto a aspettative più o meno implicite o esplicite che gli vengono dall'esterno, no? Dall'altro lato il fatto che questo ci richiama l'importanza
in un sistema, come dire, per gestire in modo più strutturato questa transizione, di lavorare anche su questo aspetto, sulla comunicazione con l'esterno e con le famiglie in particolare. Solo un aneddoto in conclusione, pensate che in questi ultimi 2-3 anni mi è capitato di collaborare, forse lo dicevo anche la scorsa volta, in Canton Ticino con la Svizzera italiana, che è alle prese anche lei con una revisione dei piani di studio in una prospettiva di competenze, peraltro in collegamento con la Svizzera tedesca e la Svizzera francese. Ecco, in un contesto come quello, ovviamente più piccolo, con maggiori risorse rispetto al nostro sgangherato paese, che succede a proposito del gestire questa, diciamo, transizione verso le competenze? Da un lato c'è un lavoro formativo e di elaborazione di materiali fatto sistematico, che purtroppo, come sappiamo, nel nostro paese in questi anni non c'è stato, non sono neanche le risorse per farlo. Dall'altro lato si è avviata un'azione rivolta ai genitori e alle famiglie, una delle azioni con cui il sistema scolastico ticinese cerca di supportare questa cosa, finalizzato proprio come comunicazione sociale tra i genitori, proprio nella consapevolezza che è un aspetto questo da gestire, capito? Non è un problema che si può gestire, una transizione si può gestire e affrontare solo lavorando con i docenti, no? Questo per dire quanto è importante appunto questo aspetto. Scusatemi appunto la velocità con cui chiudiamo questa cosa, ma è un problema di tre. Mi scuso per la fredda velocità, vi ringrazio comunque davvero per quello che dicevo già la scorsa volta, cioè la sensazione che ho avuto è di trovare di fronte a un gruppo di colleghi che prende sul serio questo tipo di problematiche, e questa è la cosa che personalmente fa piacere, insomma, no? Ecco, poterci ragionare con persone che appunto la partita la vogliono giocare.